Adesso però il 2019 deve essere l'anno in cui ancora una volta dobbiamo diventare determinanti in Europa e cambierà tutto, così la smetteremo di sentirci dire sempre le solite cose sul deficit PIL, sull'austerity, sulle solite questioni. Io non dico che non siano importanti quelle regole, ma quelle persone hanno perso qualsiasi umanità. Vengano un po' nelle fabbriche con me, vengano un po' nelle parti di questo paese dove c'è il 60% di disoccupazione giovanile, vengano in un'impresa del nord-est o del nord-ovest o del centro o del sud e vengano a vedere gli imprenditori in che condizioni stanno, anche a causa di molte normative europee che gli hanno chiuso i rubinetti del credito. Vengano a vedere la sofferenza della gente, non solo i parametri che tra l'altro in Italia stanno meglio di altri paesi europei, e non lo dico io, lo dicono persone che rappresentano non certo istituzioni che ci fanno innamorare come Moody's, JP Morgan, tutti i soggetti che dicono che l'Italia è molto meno esposta di altri stati europei perché gli italiani sono dei risparmiatori, sono persone che non spendono e non si espongono con le banche rispetto ad altri popoli europei. Pensate, sin dall'inizio abbiamo caratterizzato questa esperienza di governo in modo originale e trasparente. Un contratto di governo che non è mai stato fatto in Italia, dove abbiamo scritto, dove sono scritte le cose che vogliamo fare in modo trasparente. Due forze diverse, per tratti versi, per alcuni versi anche eterogenee, che però si mettono d'accordo in modo trasparente e delineano il progetto da realizzare nell'interesse vostro, del popolo, dei cittadini italiani. Che io conoscevo, ho visto adesso Conte, ma ha fatto un passaggio umano, proprio antropologico, pazzesco. Era in 4 mesi, era un cazzo di professorino messo in università che faceva le esigenze del diritto romano e adesso è qui, cambieremo il mondo, cazzo! Io non so più cosa dire. Ho visto dall'annunziata Luigi. Luigi è una macchina da guerra, perché come lo metteva in un angolo era nell'angolo opposto, dall'altra parte. Non riusciva, non riesce nessuno a metterlo in difficoltà, solo io, perché so tutte le cose vere nella sua vita.